Buonasera, buonasera, ed eccoci qua al nostro appuntamento pomeridiano del venerdì sera, pomeriggio, quel che vogliate, per una nostra lezione di Pilates, anche oggi in nostra compagnia, vostra, nostra, tutta la compagnia. Ciao Cri, ecco la prima a salutare, vediamo un po' che saluta, l'Ilaria, ciao Ila! Ciao Dani, non ho visto cosa hai fatto, ma poi dopo vado a vederlo. Ciao Uzi, ciao Manu, arrivate, ciao Vero, eccoci qua, ciao Nadia, arrivate, arrivate, bene, bene, come state intanto? Ciao Cri, ciao ciao, come state? Ciao Clo, qualcuno di voi? Ciao Elisa. Qualcuno di voi? Ciao Antonella, forse ce la faccio. Ciao Bri, ciao Mauri. Qualcuno di voi ha preparato per caso l'impasto per la pizza? Vi siete ricordati? Oggi venerdì, magari qualcuno si è messo a impastare. Ciao Anna, ciao Dani, ciao Patti. Ciao Patti Patti, due Patti. Ciao Chiara. Ciao Simo. Lo sé, ciao sé. Stai lavorando a se riesci a fare Pilates oggi. Ciao Giovanna, ciao Giuliana. Ciao Paola, sei meglio? Oggi recuperiamo. Ciao Anna. Chiara, ti ho intravista forse ieri qua fuori. Ciao Gabri. Ciao Lucia, ecco che tutti arrivati. Nessuno intanto mi ha scritto se avete preparato l'impasto della pizza. O niente, aspettate ancora un qualche giorno. Ciao Maddalena. O non avete trovato il lievito o la farina, ditemi. Ciao Mario, ciao Nicoletta. Ciao Gri. Non c'è lievito, hai ragione Stefano, non c'è il lievito, quindi però si può fare anche senza, so. Ciao Anna, ciao Kate, ciao Allegra, ciao Carmelino. Quanti quanti arrivano, arrivano. Bene, ciao Chiara, vi ricordo oggi lezione di Pilates come martedì che avete fatto con Diana, dove andremo a utilizzare le baston. Avete preparato le baston che non lo diamo in testa a nessuno, ma le utilizziamo per fare i nostri movimenti di Pilates. Ciao Roby, ciao Vale. Ciao Marco, finito il suo round di esercizi, viene a fare Pilates, giustamente un po' di allungamento, mobilità, ma anche e soprattutto il rinforzo dell'addome. Ciao Tiziana, ciao Annalisa, ciao Stella, ciao Marisa. Oggi quindi andiamo a ripassare un pochettino gli esercizi fatti martedì con Diana per vedere se oggi va un pochettino meglio, se andiamo a carburare i nuovi elementi, i nuovi esercizi con l'utilizzo del bastone. Quindi chi non l'ha ancora preso bastone, andate a togliere la scopa, che poi iniziamo con i nostri esercizi. Ciao Diana. Ok? Bastone, postazione con un po' di spazio, se no andiamo a sbattere a destra e a sinistra, soprattutto se siete in coppia, occhio alle distanze, se no poi ce lo diamo in testa a vicenda. Ciao Sandra, ciao Ali. Ok, quindi postazione bastone, direi che possiamo iniziare. Vediamo se ci ricordiamo. Allora, mi sposto. Ali, mi raccomando, il bastone. O prepara almeno la pizza. Posizionati con i piedi larghezza delle anche, con le dita bene in appoggio, ricordati il tuo filo che ti tira bene verso l'alto, posizionati bene con la schiena, afferra bene il bastone, larghezza poco più delle spalle, braccia, mani rilassate. Immagina appunto il tuo filo, inizia a inspirare profondo dal naso, allarga bene il torace, butta fuori l'aria dalla bocca e stringi l'ombelico. Andiamo bene di nuovo a lavorare sul nostro corsetto, che deve migliorare, aiutarci per i movimenti quotidiani che stiamo facendo in questi giorni, a fare le pulizie, a cucinare e avere poi meno fastidi, meno problemi. Mentre respiri vai intanto a fare delle rotazioni con le spalle, ricordati sempre l'allungamento, inspira
respira. Le spalle vanno bene verso le orecchie, aprile e poi torna giù. E ancora, scalda. Tanto vedo che arrivano, ciao Erika, abbiamo appena iniziato. Da qua vai poi a cambiare il senso di marcia, vai dietro, sali, avanti, torna, sempre respirando, inspira ed espira. Il filo che ti tira, un po' come remare con... Ciao Biagio e ciao Annina! Ancora due. Riposizionati poi bene al centro, con il bastone portalo bene parallelo al pavimento, alzate delle spalle e poi torna giù. Inspira avanti a te ed espira, torna giù. Inspira ed espira. Inspira ed espira. Ancora. Cerca il tuo centro, la tua stabilità, il bastone ti aiuta a vedere se sei dritto. Al prossimo, quando saliamo, andiamo su in cima, altezza delle orecchie, se riesci spingi, fai solo attenzione alle spalle che non devono andare su ma rimangono lontane, e torna. Inspira, sali, allunga, ed espira, torna, e ancora sali, in, e giù, ancora due. Giù, ancora uno, al centro, resta parallelo al pavimento, larghezza delle spalle. Da qua vai a spostare il bastone verso la tua destra. Quando torni al centro vai a curvare la dorsale, allungati, poi torna e spostati verso sinistra, allinea e curva, butta fuori l'aria. Inspira, linea e curva. L'ombelico sempre stretto, solo tutta la parte alta, dorso e collo, spalle che si vanno a muovere. Butta fuori l'aria. Inspira, torna, andiamo a fare ancora due. Allunga, curva, bene, guarda i piedi, poi riapri. Ancora uno, l'ultimo, a sinistra. Torna. Resta qua. Vai a ruotare il bastone, destra e sinistra, i palmi si rimangono sempre bene uguali. Stringe ancora meglio di più l'ombelico, stabilizza bene la posizione, controlla, non vacillare troppo. Ancora, stringi, controlla, ancora 3, 2 e 1. Al centro riportati giù con il bastone lungo le cosce. Da questa posizione, indietro il sedere, la schiena sta bene dritta, andiamo a piegare le gambe, il bastone rimane attaccato alle cosce, lo sguardo è qua giù e poi ritorna, butta fuori l'aria, inspira, allunga dietro ed espira, torna e vai, inspira ed espira. Cerca di mantenere bene le spalle, il petto aperto e ancora. Ancora 3, ancora 2, al prossimo resta qua, cerca bene la tua stabilità, da qua stacca il bastone dalle cosce, porta sul bastone in alto, lo sguardo è sempre sotto, inspira ed espira, torna, 2 e qua, 3, controlla, 4, 5, al prossimo sali con le braccia, vai a ristendere le gambe su in alto, fai passare il bastone di fianco, posiziona il bastone poi dietro di te, vai a girare i palmi entrambe, il bastone lo accompagni vicino alle ciappette, petto e spalle sempre aperti, piedi larghezza sempre delle tue anche. Come prima andiamo a piegare di nuovo le gambe, schiena ben allungata, il codino dietro, ed espira, ritorna, inspira ed espira, vai 3, 4, stringi l'ombelico, ricordati le spalle, ora 1, resta qua. Come abbiamo fatto
prima, però anziché andare in avanti andiamo indietro, cerca di spingere il bastone su in alto quanto ti senti ed espira, torna, 2, 3, non perdermi il collo, tienilo bene lì allineato, e ancora 2, e ancora 1, ritorna, ristendi, porta il bastone avanti, da qua, arrotonda il collo, lasciati piano piano cadere, fletti con il busto, appoggia il bastone per terra se riesci, se non riesci ad arrivarci, piega le gambe, non ti preoccupare. Da qua rilassa un attimino il collo e le braccia, dopodiché lentamente facendo scivolare in avanti il bastone, allontanati, cerca di allungare la schiena, il collo, guarda verso l'alto, avanti a te. Poi torna indietro, arrotonda, rilassa il collo, poi di nuovo scorri avanti, allunga la schiena e ritorna. E ancora altri 3, rotoli in avanti, ciao Bordin, e ritorna, immagina di dover stendere l'impasto della pizza, ancora 1, allontana. Quando ritorni al prossimo, piega bene le ginocchia, snocciola la colonna, ritorna su in alto. Ok, bastone. Ballerina, la mano sinistra la vai ad appoggiare sul bastone, un pochettino distante da te, i piedi sempre larghesi dalle anche. Andremo a lavorare con la gamba sinistra e il braccio destro, ok? Da qua la gamba sinistra va in passé, il braccio destro va avanti, inspira ed espira, torna, 2, ricordati l'allineamento, la gamba che rimane ferma va a stabilizzare il movimento, ma anche la mano che è appoggiata al bastone, cerca di trovare il centro e muoverti il meno possibile, controlla, vai piano, al prossimo resta qua. Siamo qua mezz'oretta, scherzo, apri in fuori gamba, ginocchio e braccio e ritorna, inspira, apri ed espira, torna, fai bene attenzione al bacino di non ruotarlo troppo, ma cerca di rimanere al centro, apri quanto ti senti, ancora 3 e 2 e 1, stai qua al centro e vai ad allungare gamba e braccio, con il busto vai un pochettino in avanti, inspira, torna ed espira, allunga, 2, inspira, 3 e 4 e l'ultimo 5, al centro, zac, apro bandiera e ritorno, apro, inspira ed espira, torna, 3, stabilizza, 4 e 5, torna, riappoggia, sciogli le gambe, rilassa, tutto ok, tutto ok. Adesso andiamo a cambiare l'altra parte, mano destra va in appoggio al bastone, andrà a lavorare la gamba destra e il braccio sinistro, cerchi di nuovo la tua stabilità, il centro, il bastone, gamba destra va in passé e il braccio va avanti a te e ritorna, inspira, sali ed espira, torna, 3 e le spalle e il petto, 4 e 5, stai qua, da qua apri in fuori la bandiera piccola e la richiudo, inspira ed espira, ricordati il bacino, tenerlo fermo, 3 e 4 e 5, resta al centro, da qua l'allungamento, il Superman, con il busto vieni un pochettino avanti e ritorna, butta fuori l'aria e inspira, torna, 3 e 4 e 5, dal centro
Vado ad aprire in fuori, bandiera, inspira ed espira. 2, stabilizza, vai piano. 3 e 4 e l'ultimo, 5, ritorna piano, riappoggia, sciogli di nuovo le gambe, sciogli le spalle. Da qua hai tutte e due le mani in appoggio al bastone, allontanati con i piedi, sempre pari, e vai al tavolino. Il petto lo vai bene a spingere verso il pavimento, cerca se riesci di infilare la testa tra le braccia. 2 respiri, rilassa e piano piega le ginocchia, torna su, piano piano. Ok, prima parte fatta. Adesso ci trasferiamo a terra, ci andiamo a sedere. Quindi piano piano ci andiamo a portare giù, seduti, gambe davanti, piedini, andiamo sempre il nostro bastone. Ci andiamo a preparare con un pochettino di ci, le ci, che non è lo stramento, ma è la mobilità, soprattutto la parte lombare. Andiamo a riscaldare tutta la parte anche addominale con un pochettino di mobilità delle braccia, delle spalle, soprattutto con l'utilizzo del bastone. Immagina di avere una parete dietro di te, di allineare bene la schiena, ricordati l'allungamento del collo e allontana le spalle. Da qua bastone parallelo, scendi giù in Q, in Q, in C, in Q. Butta fuori l'aria, inspira, ritorna, allunga su in alto il bastone. Scendi giù, 2, controlla e ritorna in linea. 3, il bacino bene appoggiato e 4 e ancora uno, scendi. Al prossimo, quando scendiamo andiamo a distendere una gamba con la tibia che va a toccare il bastone, piano riappoggio il piede e ritorno in allungamento. Di nuovo giù con l'altra gamba, stendi, inspira, torna e andiamo a 3, ricordati le spalle, allontanare dalle orecchie, 4, ne andiamo a fare ancora 2, 5, inspira e 6, allunga. Da qua lentamente io avanzo un pochettino, una C completa, andiamo piano piano ad appoggiare tutta la schiena in appoggio giù a terra, braccia distese avanti o se vuoi abbandona un attimino il bastone giù a terra e accompagnati con le, tenendoti con le mani sotto le ginocchia. Inspira, allinea e lentamente curva la schiena, vai a coricarti giù a terra. Tutta la schiena, vai bene a posizionarti, avvicina i talloni verso di te, recupera il bastone se l'avevi abbandonato, tieni bene il bastone tra le tue cosce, sistema le spalle e le scapole bene in appoggio giù a terra, gomiti appoggiati e da qua inizia a fare dei movimenti con il bacino in avanti e indietro per raccogliere e rovesciare l'acqua nella bacinella, quindi bacino bacinella, andiamo a muovere l'acqua. Alla prossima, quando raccogli l'acqua vai a staccare il bacino e andiamo in bridge, solleva, spingi bene l'ombelico e da qua vertebra dopo vertebra lentamente ritorna giù in appoggio con la schiena curva, poi di nuovo rovescia la lombare, raccogli l'acqua, di nuovo sali con il bacino, stringi le ciampette e piano vertebra dopo vertebra torna e ancora 2. Ma al prossimo, quando sali, sali anche con le braccia, vai dietro le orecchie, inspira questa volta ed espira, ritorna, sali ancora. Ricordati il rotolamento del bacino, ritorna piano e al prossimo sali e resta, stai qua, vai bene a posizionarti con i piedi, sistemare le spalle, le scapole, la gamba destra me la vai a sollevare a tavolino, zac, e da qua vai a distendere la gamba e porta il bastone verso la coscia, butta fuori l'aria e inspira, torna qua, 2, sempre con la destra,
e 3 e tieni bene alto il ginocchio, 4 e 5, prova a restare qua, braccia parallele, piede in flex, a martello, il tallone che spinge bene verso il soffitto, ancora 3, 2, 1, torna con il piede piano, torna giù le braccia e torna giù con il bacino. Ok, se si tremava un pochettino, tutto normale. Risaliamo, pronti, di nuovo con il bacino, sali, staccalo, porta dietro le braccia, in appoggio dietro, sistemati bene con il piede destro, la gamba sinistra, tavolino, sollevala, mantieni. E da qua gli altri 5, stendi la gamba e il bastone che va a toccare la coscia, inspira e respira 2 e 3 e 4 e 5, resta qua parallele, piena, piedi in flex, spingi il tallone, ancora 3, mantieni, stabilizza, 2, 1, rilassa la caviglia, torna, riappoggiati, giù. Ok, da qua appoggia il bastone al tuo fianco e ci andiamo a posizionare sul fianco destro o sinistro in base a come sei sistemata. Andiamo bene a posizionarci con le gambe distese, entrambe, bene sul fianco. Da questa posizione, come sei più comoda, con il braccio piegato, o bene, meglio ancora, così bene per mantenere l'allungamento della cervicale, se no così. Ricordati bene, come ha detto Diana l'altro giorno, di allineare bene il bacino, le anche, quindi la gamba davanti, quella sopra, pardon, allungala bene, cerca di unire bene i piedi a martello, allineati, allungati. Recupera il bastone, vai a posizionare il bastone al fondo verso il piede, la parte alta esterna, braccio disteso che tocca quasi la coscia. Da qua cerca di stringere bene il corsetto, non devi crollare, le spalle sono ben allontanate dalle orecchie. Inspira, la gamba superiore si solleva ed espirando torna giù. 2 e torna. 3 e 4 e 5. Adesso controlla, vieni avanti con il piede, torna al centro, vai poco dietro. Ritorna al centro, vieni avanti, controlla e vai dietro. Ancora 2, avanti. Torna dietro. Adesso proviamo ad andare a fare una circonvoluzione completa. Vieni avanti, sali. Quanto ti senti? Vai lento dietro e torna al centro. Cerca di stabilizzare bene il tuo centro, non oscillare troppo con il busto. Controlla, vai piano. Ancora uno. Stringi, 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 stringi. Al prossimo cambiami il senso del giro, 3 nell'altro senso, piano controlla, cerca di mantenere bene il piede in flex, controlla. Andiamo a fare l'ultimo, torna piano e da qua riappoggia il piede, la gamba, riappoggia il bastone avanti, mano davanti al petto, vieni a sederti e proviamo ad andare a incrociare la gamba che ha lavorato, va oltre l'altro ginocchio se riesci, se no gamba distesa, prova solo a incrociare di qua, mano destra al ginocchio sinistro, l'altro braccio va bene dietro, vai in torsione con il busto, apri bene il petto e la schiena, 3 respiri, andiamo bene ad allungare la coscia e piano torna, ci andiamo a posizionare sull'altro fianco come prima, l'allineamento. Forse non mi vedete i piedi, adesso sì. Bene posizionati i piedi a martello, bene l'appoggio del busto, piede a martello, bastone in appoggio sulla parte esterna del piede, mano sulla coscia, allontana bene il tallone e da qua saliamo. Inspira ed espira, torna. 2 e 3 e 4 5 al centro, vieni avanti, controlla, poco vai dietro,
e poi di nuovo avanti, stringi bene l'ombelico, non devi oscillare, non devi cadere, ancora gli ultimi, dietro l'ultimo, circonduzione completa, vai bene a disegnare una semiluna, quanto ti senti, non esagerare, devi controllare, piano piano, solo se te la senti vai ad ampliare il movimento, ancora uno, torni al centro, poi vammi a cambiare il senso del giro, inspira ed espira, dietro, sali, avanti, ancora uno, piano torna, riappoggia, lascia il bastone di nuovo davanti, vieni di nuovo a sederti come prima, questa volta la gamba destra va a incrociare di là, se vuoi entrambe le gambe piegate, se no quella sotto tieni la distesa, mano sinistra al ginocchio destro, vai in rotazione di là, schiena, petto aperto, tre respiri, poi abbiamo l'ultimo esercizio, torna piano, vai a ristendere le gambe, questa volta ci andiamo a posizionare proni, quindi con la pancia a terra, il bastone lo andiamo a posizionare bene davanti, mi metto un pochettino in diagonale, da qua il bastone lo vado a tenere con la mano sinistra, il braccio destro lo porto dietro lungo il fianco che va a toccare la mia coscia, i piedi li vado a distanziare con i dorsi bene in appoggio, una volta che sono bene sistemata che con il petto a terra lo sguardo è verso terra, non guardare più me, fronte che guarda giù, da qua cerca di tirare in su l'ombelico, di staccarlo dal tappetino da terra, inspira ed espirando solo la parte alta del tronco si va a sollevare dal tappeto avvicinando un pochettino verso di te il bastone e poi di nuovo inspira, torna giù ed espira, torna, lo sguardo è sempre verso il basso, ancora due, sali, ritorna, uno, resta giù con il busto, resta giù con la fronte, questa volta la gamba destra si va a sollevare dal tappeto, solleva anche il ginocchio, quanto ti senti, e ritorna, inspira, la fronte tienila bene appoggiata giù, butta fuori la ressa, due, inspira, torna, tre, e quattro, al prossimo, vai ad alternare il sollevamento del busto, butta fuori l'aria, il busto, torna, solleva la coscia destra, butta fuori l'aria e poi di nuovo come un pendolo, busto, e torna, gamba destra, solleva, ancora due, busto, torna, gamba destra, e là, ok, scambiamo, mano destra che si allunga al bastone, la mano sinistra, braccio si allunga verso la coscia sinistra, lo sguardo, la fronte a terra, mi raccomando, i primi quattro, solo il busto, si solleva, butta fuori l'aria, guarda a terra e torna, inspira, sali due, e tre, il bastone, tiralo verso di te, ancora uno, sali, resta giù con il petto, resta giù con la fronte in appoggio, questa volta la mano destra, no, la mano sinistra, pardon, e la coscia sinistra si va a sollevare da terra, anche il ginocchio, la gamba, cerca di tenerla bene tesa, inspira, torna, ed espira, solleva, due, e tre, e quattro, e adesso le alternanze, prima il busto, sali, butta fuori l'aria, inspira, torna, la gamba sinistra, sale, busto, gamba, busto, gamba, ancora due, busto e gamba, da qua avvicina le mani al petto, spingi, portati in foglia, vai a scaricare il sedere verso i talloni, resta bene giù in appoggio, busto verso le ginocchia, le braccia distese, appoggia la fronte a terra. Dai che abbiamo finito, intanto saluto
Eunice e Marta, brave. Respira profondo, cerca di scaricare bene la zona lombare, di stenderla. Concentrati soprattutto mano a mano che inspiri di gonfiare tutta questa parte. Ancora due respiri profondi. Piano riporta le mani verso le ginocchia, piano piano sollevati, solleva, punta le piedi, solleva le ginocchia, vai a distendere le gambe, spingi le mani con il busto un istante ancora giù, coricata, con le mani giù, rilassa il collo e le spalle, e le braccia, lasciati cadere morbida, prova ad andare a piegare una gamba e l'altra alternando, per sciogliere un attimino. Piccoli piccoli, dopodiché alla prossima inspirazione piega entrambe le ginocchia, snocciola la schiena, torna su, sciogli le spalle piano piano, sciogli le gambe, sciogli la schiena morbide, le oscillazioni, le braccia morbide ti abbracciano, piano torna al centro, due respiri, inspira, sali, allunga, e respira, torna morbido giù con le braccia e il collo, ancora uno, inspira, ed espira, lascia. E bravissimi! Oggi sarà sicuramente andata meglio rispetto a martedì, man mano vedrete che gli esercizi verranno sempre più facili, l'inizio è normale, cercare di capire che cosa accade, soprattutto magari nell'ultimo esercizio in cui c'è da coordinare destra, sinistra, braccio, gamba, pancia, spalle, collo, il bastone dove lo metto, eccetera, eccetera. Ma appunto vedrete che mano a mano si andrà migliorando. Bravi, e vi ringrazio ancora. Vi ricordo, mi raccomando, la pizza da infornare. Preparate prima il forno, chiaramente, prima di infornarla, se no non si cuoce. E se fate davvero la pizza, mandateci naturalmente delle foto per vedere appunto qual è quella più gustosa e soprattutto diteci se è buona. Domani è sabato, ricordatevi il risveglio muscolare con Roberta, e domani pomeriggio, no, dimenticavo che soprattutto dopo il rilassamento c'è Tatiana con la sezione di rilassamento, mi raccomando, alle 10, e poi il pomeriggio Diana con il barre. Mi raccomando, scrivete se oggi appunto è andata un pochettino meglio, se avete avuto ancora qualche difficoltà, così magari vi aiutiamo a darvi due indicazioni per riuscire a farli meglio, ok? Ci vediamo, buon weekend, ciao!